La Federazione Italiana Pallacanestro ha escluso la Viola Reggio Calabria per inadempienze amministrative, decretato dunque il passaggio dell'Amatori Pescara alle semifinali playoff. Ne parliamo in diretta telefonica con il presidente dell'Amatori Unibasket Pescara, Carlo Di Fabio, presidente però dimissionario, detto bene. Carlo Di Fabio, buonasera. Buonasera Massimo, buonasera a tutti gli spettatori. Presidente, in pausa di riflessione. Pausa di riflessione, ecco, per essere ancora più precisi. Allora, un jolly. Ma sicuramente è piovuta questa notizia dal cielo, era nell'aria da un paio di giorni. Faccio una doverosa premessa: sul campo siamo stati battuti anche, diciamo, in maniera netta dalla Viola Reggio Calabria, quindi onore a loro. Hanno assolutamente meritato il passaggio del turno. Poi nello sport ci sono delle regole, certo. Le federazioni sono lì per farle rispettare. Se è vero come è vero che magari ci sono state delle inadempienze, giusto che la federazione le abbia riconosciute e ci abbia promosso al prossimo turno. Assolutamente, le regole prima di tutto. Adesso farete il tifo per Nardò, c'è Caserta Nardò, gara 3 domenica prossima, c'è sulla carta, è chiaro che affrontare Nardò sarebbe molto meglio. Ma è chiaro, sposterebbe gli equilibri, perché giocare con Caserta, che tra l'altro ha vinto la regular season dell'altro girone, ci porterebbe ad avere l'eventuale bella in trasferta, mentre con Nardò l'avremo in casa. Ci prepariamo ad affrontare un prolungamento di post season inaspettato, cercheremo di farlo al meglio. Già da oggi abbiamo ricominciato gli allenamenti e quindi niente, assolutamente motivati per un proseguo di stagione, vogliosi di fare meglio di quello che è stato fatto fino adesso. Ecco, infatti, questa decisione che cosa può cambiare sul piano psicologico, tanto, no? Ma sul piano psicologico siamo, tra virgolette, sempre sportivamente parlando, dei resuscitati, certo. Quindi adesso qualsiasi blocco psicologico che magari ci aveva precluso qualche risultato in passato dovrebbe essere messo da parte. Possiamo soltanto che fare bene. Fino a ieri eravamo eliminati, oggi ci troviamo ad allenarci aspettando addirittura chi sarà la nostra avversaria, quindi tutte le condizioni per poter fare finalmente al meglio. Ma la pausa di riflessione sta per terminare? No, Pescara ha bisogno di vedere, di guardarsi in faccia, il dirigente ha bisogno di modularsi, ha bisogno di nuovi programmi. Non è detto che questi nuovi programmi debbano avere questa presidenza. Vediamo che cosa questo mese ci porta dal punto di vista sportivo, dopodiché io in primis tirerò le somme. Perfetto, ringraziamo Carlo Di Fabio, presidente dell'Unibasket Amatori Pescara. Grazie Massimo, grazie a voi.